fatto subito iniziare lei il suo gatto perché mi incuriosiva particolarmente, anche perché il fumetto che ha tratto dall'omonimo cortometraggio mi era piaciuto tantissimo, uno dei fumetti del mio cuore, devo dire, secondo me è una di quelle storie super coccola, soprattutto per chi ha un gatto, comunque un animale a cui è particolarmente affezionato, qui è stato affezionato. La storia è molto semplice e l'inizio del libro ripercorre quella che è la storia anche nel fumetto, ovvero una giovane donna che si affaccia alla vita adulta, va a vivere per la prima volta da sola, ha a che fare con il lavoro, eccetera, e un giorno tornando a casa si imbatte in un gattino randagio che decide di portare a casa e di adottarlo e di chiamarlo Chobi. Già questa cosa mi faceva un sacco sorridere perché lo vedo un po' come la versione maschile di Chibi, Chobi. E la storia nel fumetto era raccontata, se non sbaglio, interamente dal punto di vista del gatto, quindi noi seguiamo tutta la vicenda e vediamo lei attraverso gli occhi di questo gatto, l'ho trovata una cosa veramente molto molto tenera. È ripreso il tutto anche nel libro, ma c'è anche il punto di vista della umana e quindi si alternano questi due punti di vista. Per adesso, come vi dicevo, la storia è la medesima, però so dalla sinossi che è stata condivisa che non si tratterà soltanto di questa storia di Mayu, se non sbaglio la ragazza, e Chobi, ma ci saranno altri tre gatti e altre tre donne. Quindi il libro va ad ampliare, a parlare anche di altro, non soltanto di questa storia principale. Molto curiosa, poi eventualmente vi farò anche un paragone con il fumetto, anche se. Cioè, mi sembra abbastanza palese che in un romanzo di 150 pagine si vada a raccontare di più rispetto a un volume unico manga, e sono poi chiaramente due cose molto diverse. Secondo me l'esperienza visiva del fumetto è un'altra cosa, comunque al di là, della stessa storia che viene raccontata, magari in grado di suscitare anche delle emozioni diverse. Per adesso è molto carino perché appunto sta riprendendo la storia del fumetto, quindi lo trovo molto carino. Ho anche già versato qualche lacrimuccia, devo dire, ma non perché ci sia qualcosa di particolarmente emozionante, perché io mi emoziono molto nel leggere le storie di animali. Anche prima in TV è passata la pubblicità di un film che danno adesso, credo, al cinema, non lo so, con degli animali, mi sono messa a piangere, sono particolarmente emotiva su questo punto, forse perché mi immagino anche più del dovuto e molto spesso ripenso un po' anche alle mie esperienze passate o presenti, che non sono sempre andate, diciamo, a buon fine, ma molto spesso mi commuovo anche per le cose belle, ecco, non soltanto per le storie tristi, quindi sono fatta così. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about it, but sometimes I try. All of the streets we used to on First Avenue. Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Rapida sbirciatina nella spesa che ho fatto oggi, ho preso un po' di frutta, delle uova, cereali, non li compro spesso devo dire e avevo voglia di qualcosa di leggermente sfizioso, quindi ho optato per questi che hanno cioccolato e nocciola, pane fresco, adesso lo taglierò e metterò buona parte in congelatore perché mangio soltanto io il pane fresco e pan bauletto, macinato di tacchino, affettato di tacchino con cui conto di fare il toast.
dello yogurt da usare o per fare la mia torta allo yogurt o da mangiare così con i cereali, della mozzarella, spinacino e giusto un paio di carote perché in realtà ho già della verdura in frigo, ma non si sa mai, ho preferito prendere per sicurezza altre due carote. Non mi sono accorta di aver messo per sbaglio un dito sopra il microfono, quindi l'audio ve lo devo registrare a parte. Comunque mi stavo dimenticando dei ravioli all'astice che mi stanno piacendo particolarmente e ho preso due confezioni perché una per due non basta. Nel reparto freezer invece ho preso le pepite di salmone che le faccio spesso con del riso e con della salsa di soia, i bastoncini vegetali, quindi non hanno carne né pesce, però ci assomigliano molto, li ho già assaggiati, sono veramente buoni. Nuggets di pollo, patatine da friggere nella friggitrice ad aria e poi ho preso il minestrone nella versione leggera, quindi senza patate e fagioli. Here we go. Farvi qualche aggiornamento in più, ma in realtà sono successe delle cose un po' tristi in questi giorni, quindi mi sono totalmente focalizzata sulla lettura un po' per distrarmi e sono qua a dirvi che ho terminato Lei e il suo gatto. È una lettura comunque abbastanza breve, sono 180 pagine in un formato piccino, quindi secondo me anche in 1 o 2 giorni si legge facilmente e soprattutto è una lettura abbastanza leggera. È diviso in 4 racconti che si vanno a incastrare. Il primo è totalmente incentrato sulla storia che già conosciamo in Lei e il suo gatto, il manga, quindi il rapporto fra Mayu e Chobi. Gli altri tre invece sono inediti, da quello che io so, non sono stati raccontati altrove. Quindi rispetto al manga c'è anche questa differenza qua, si racconta qualcosa anche di aggiuntivo e di diverso. La cosa che hanno in comune tutti questi racconti, oltre ai gatti ad avere come protagonista, diciamo, una donna, sono sicuramente il rapporto che si crea fra padrone e animale, le differenze ma anche le similitudini, la vita quotidiana di tutti i giorni, in particolare le difficoltà, se così vogliamo chiamarle, le responsabilità della vita adulta, fra lavoro, amicizie, il passaggio fra scuola e lavoro, quindi che cosa scegliere, che cosa fare del proprio futuro, le dinamiche familiari e un po' anche come vengono viste queste dall'esterno attraverso gli occhi di un animale. Devo dirvi che mi aspettavo forse qualcosa di più intenso a livello emotivo. Fra i quattro la mia storia preferita rimane comunque la prima perché è quella che è riuscita ad emozionarmi, con cui ho creato, diciamo, un legame. Non è una storia che punta a commuovere o a raccontare i massimi sistemi o qualcosa di assolutamente innovativo. È una raccolta di storie molto semplice, molto quotidiana, direi anche familiare. È una lettura coccola, leggera, perfetta secondo me per staccare un po' la spina, perfetto per chi ama particolarmente gli animali, perché sicuramente anche nei passaggi più semplici potrà rivedere qualcosa di personale. Ci sono poi personaggi diversi che magari non vengono super approfonditi, anche i temi trattati a volte lo sono in maniera superficiale, però non è un libro che ha la pretesa appunto di raccontare qualcosa di nuovo, di approfondire chissà quanto. È una storia appunto leggera. Non è però una lettura frivola o troppo superficiale, ecco, rimane molto piacevole e appunto è secondo me un libro perfetto da leggere in un momento magari un po' triste, di sconforto, se si ha voglia di passare a qualcosa di non particolarmente impegnativo. Quindi vale la pena leggerlo? Sì, se vi ritrovate in queste cose, sì, se avete un gatto, sì, se vi è piaciuto il fumetto. Fare un vero e proprio paragone fra le due opere è abbastanza difficile perché il manga racconta soltanto una storia e lo fa attraverso i disegni, secondo me, in maniera molto convincente. Mi era piaciuta tanto quella storia. Qui si aggiunge dell'altro, ci sono altre storie che si susseguono e sicuramente il mezzo attraverso cui lo si fa è differente, non ci sono le immagini, quindi le emozioni che può suscitare questo libro possono essere diverse rispetto a un'opera grafica.